Torna nelle aule di giustizia il tema della vaccinazione anti-Covid ai minori. A dare notizia di una recente decisione del giudice tutelare per i minori del Tribunale di Firenze è Gianni Baldini, avvocato aretino, presidente dell'Associazione Matrimonialisti della Toscana. Si tratta di un caso che riguarda un cosiddetto piccolo minore, il figlio della coppia in questione ha 13 anni. A non essere favorevole alla vaccinazione era la madre. Il padre dunque ha dovuto ricorrere in giudizio. Il decreto del Tribunale attribuisce al solo padre del minore la decisione sulla vaccinazione anti-Covid. Il Tribunale di Firenze, con una sentenza particolarmente significativa, autorizza dunque un minore di 13 anni a procedere alla vaccinazione anti-Covid contro la volontà della madre, che si era opposta all'iniziativa portata avanti dal padre. Una decisione che è stata assunta dalla dottoressa Alinari del Tribunale di Firenze con un provvedimento immediatamente efficace, e dunque il padre nel giro di poco più di 24 ore ha già proceduto alla vaccinazione del figlio. Una decisione altrettanto significativa perché il padre è determinato a far vaccinare anche gli altri figli che, secondo le nuove disposizioni, under 12, potranno accedere, se di accordo o altrimenti con l'autorizzazione del giudice, alla prestazione vaccinale. Quindi un'altra battaglia importante nella lotta a quella disinformazione che è il principale alleato della situazione pandemica, visto che sono proprio i ragazzi ad essere i soggetti che diventano veicolo, loro malgrado, della diffusione del virus e delle sue mutazioni.